Chiamarla semplicemente impresa forse non renderebbe bene l'idea. Ravenna vince anche gara 2, praticamente senza americani, al cospetto di una Verona che era giunta a Faenza con intenzioni più che bellicose. Ravenna vince e lo fa sfruttando l'unica vera arma a propria disposizione, quella chimica di squadra creata magistralmente da coach Martino, del tipo tutti sono importanti e nessuno è indispensabile. Neppure Marx, ancora piedato dall'infortunio. Neppure Smith, annullato dalla muraglia umana composta dai vari Diliegro e Berkic. Lorassi non si scompone, lotta punto a punto e nel finale trova con Tambone i liberi del sorpasso e con Smith la difesa su Frazier del 2-0. È tripudio giallorosso per un Palacattani trasformatosi in pochi giorni nel catino delle meraviglie per Lorassi Ravenna. Lo step importante, lo step decisivo è stato quello che quando abbiamo capito che soprattutto in attacco sarebbe stata una partita difficile, complessa, abbiamo messo tutte le nostre energie nella parte difensiva. Perché onestamente vincere la battaglia ribalti, sia quelli offensivi che quelli totali, nonostante c'è una differenza di stazza tra i due roster, significa che abbiamo fatto qualcosa in più.